Anna. A me non resta che ringraziare profondamente la mia città e il mio sindaco, in rappresentanza dell'amministrazione comunale tutta, per l'importantissimo e gratissimo riconoscimento. Da parte mia, dei miei associati e dell'associazione tutta, la disponibilità ad assicurare, a proseguire nelle differenti modalità possibili, l'opera di supporto e di servizio al Mattaloni, Miranda, Oliviero Gennaro, presente. Oliviero Mario, Perna, presente. Grillo, assente. Romano, Sannino, presente. 25 presenti, presidente. 25 presenti, seduta valida. Allora, questa mattina il consesso comunale si è riunito in seduta straordinaria per deliberare sul seguente ordine del giorno. Primo punto all'ordine del giorno, conferimento cittadinanza onoraria al dottor Gaetano Daniele, già sindaco di Ercolano. Secondo punto all'ordine del giorno, conferimento cittadinanza onoraria al dottor Gaetano Grasso, presidente onorario della FAI, Federazione di Associazioni Filiali e Terzisure Italiane. Terzo punto all'ordine del giorno, conferimento ufficiale della benemerenza civica in favore dell'Associazione Filiale Intercolano per la Legalità. Bene, allora io prima di fare i saluti di benvenuto, alla quale conferiremo la benemerenza. Naturalmente anche ai rappresentanti della prefettura, del posto dell'ordine e all'amico di Ercolano, Davide Bacard, che con la sua generosità, il suo affetto, anche questa mattina ci fa sentire il calore e la vicinanza alla nostra città. A questo punto darei la parola al sindaco per introdurre i lavori del Consiglio Comunale. Prego sindaco, è pronto. Allora anche io ringrazio quanti sono intervenuti insomma, in questo Consiglio Comunale che ritengo sia uno delle pietre miliari nella storia della nostra città. E quindi sono particolarmente grato a quanti hanno raccolto l'invito. Cari consiglieri, cari cittadini, il conferimento della cittadinanza onoraria costituisce sempre un alto e nobile riconoscimento. È soggetto di un legame profondo tra una comunità e soggetti che con il loro impegno morale, la passione civile e democratica e il loro spessore culturale si sono particolarmente distinti nel dare lustro a quella città, alla sua storia, alle sue bellezze, al calore della sua gente e ai valori umani ai quali si ispira la vita della stragrande maggioranza dei suoi abitanti. Si stabilisce per questa una relazione bioniloca che, come nei rapporti che danno un senso e significati autentici all'esistenza, lega per sempre i destini propri del cittadino onorario ai destini di quella città, alla crescita civile, economica, spirituale e culturale di quella comunità. Siamo convinti che la cittadinanza onoraria, la benevolenza civile all'Associazione Antiracket Ercolano per la Legalità, nonché invitando il Presidente della Repubblica affinché la nostra concittadina Raffaella Ottaviano sia insignita dell'onorificenza di Cavaliere della Repubblica. Riconoscimenti fondati sul prezioso e insostituibile contributo offerti da ognuno di loro per liberare il Colano dall'assoggettamento ai poteri criminali e per aver determinato, unitamente ai tanti eroi civili che si riconoscono nell'associazione anti-racket, nei giovani di Radio Siani, all'infaticabile e generosa azione della magistratura e delle forze dell'ordine, le condizioni per lo scarbancinamento di feroci agguerriti bande camorristiche. Io conosco, sa che è difficile per me vedermi emozionato in questo modo, riesco sempre, o mi piace sempre riuscire a tenere il controllo, però l'emozione non mi può impedire di evidenziare un aspetto che secondo me è un aspetto fondamentale. Premesso i ringraziamenti doverosi per le forze dell'ordine. Ringraziamento nei confronti dell'amico Nino Daniele, di Tano Grasso, di Raffaellina Ottaviano, che conosco da quando eravamo bambini. E un ringraziamento ai rappresentanti dell'ARMA, dei carabinieri, nella persona del cardinale Bonomo,
di Santo e di Capua. Gli ospiti, un Daniele, Dano Grasso, Raffaello Ottaviano, il signor Paga li ha portati presenti e soprattutto i carabinieri che hanno operato e che non sono presenti questa mattina, e quindi mi riferisco al capitano Colombo e ai sottufficiali di Capua e di Santo, i quali, pur essendo stati citati dal nostro sindaco. È un'altra molto importante ed emozionante. Per chi vive tutti i giorni questo territorio può vedere sotto gli occhi i grandi progressi che ci sono. Nino, ti ricordi 3 anni fa quando arrivai preoccupata perché una mattina avevano accompagnato un bambino di 3 anni a scuola? Ospiti come partito e come consigliere comunale. Ringraziamento particolare lo vorrei fare ai carabinieri che sono veramente loro che ci hanno dato forza in questa azione. Però consentitemi di fare un saluto ai nostri vigili urbani, che sono veramente pochi quelli di Abbiano e sono tanto quello che fanno sul territorio. Comunale della città di Ercolano, con provvedimento della giunta municipale numero 50 del 3 febbraio 2012, esecutiva ai sensi di legge, ha conferito la cittadinanza onoraria al dottor Gaetano Daniele, in quanto, grazie all'azione amministrativa svolta in qualità di sindaco della città di Ercolano, dall'anno 2005 all'anno 2010, la coscienza civica della cittadinanza è cresciuta nel tempo e con essa sono cresciuti risultati positivi nella lotta alla criminalità organizzata, che sono stati infetti durissimi colpi ai giudizi criminosi che si contendevano il predominio del territorio nella città di Ercolano. Ercolano, 12 giugno 2012. Con la sindaco, consigliere di chiave della città, l'attestato di conferimento. L'amministrazione comunale della città di Ercolano, con provvedimento del giudice municipale numero 48 del 3 febbraio 2012, esecutiva ai sensi di legge, ha conferito la cittadinanza onoraria al dottor Gaetano Grasso, in quanto grazie all'attività di supporto e collaborazione costante svolta dal medesimo in favore dell'associazione antiracket Ercolano per la legalità, la coscienza civica della nostra cittadinanza è cresciuta nel tempo. Con essa sono cresciuti risultati positivi nella lotta alla criminalità organizzata, e sono stati inferti durissimi colpi ai sodalizi criminosi che si contendevano del predominio del territorio della città di Ercolano. Ercolano, 12 giugno 2012. È stato di benevolenza conferito all'associazione anti-racket Ercolano per la legalità. Su decisione del Consiglio Comunale, formalizzato con provvedimento numero 6 del 10 febbraio 2012, esecutivo ai sensi di legge, assunte ai sensi per gli effetti al regolamento comunale per le benemerenze civiche, in quanto l'associazione si è particolarmente distinta nella lotta al crimine, concorrendo al miglioramento del profilo sociale e morale della comunità cittadina, fungendo da punto di riferimento per tutti coloro che hanno detto no alla criminalità organizzata e al vizio, distinguendosi per coraggio e abnegazione civica e riaffermando il diritto alla legalità e alla vivibilità. L'associazione anti-racket Ercolano per la legalità ha svolto un'attività particolarmente meritoria nei confronti della cittadinanza ercolanese, in quanto ha contribuito alla crescita di una migliore coscienza civica, meritando di essere segnalata alla pubblica considerazione per il suo impegno nella lotta alla criminalità organizzata, che costituisce un pregevole esempio da seguire. Ercolano, 12 giugno 2012. Io vi ringrazio per tutte le cose davvero lusinghiere, non so come definirle, per tutti gli apprezzamenti, le parole intense e significative che avete voluto adoperare nei miei confronti.
Per me questo è un giorno davvero unico e dovrei dirvi anch'io, così come mi... Ahimè, peggio per voi, dovrete ascoltarmi per alcuni minuti, perché l'onore che mi avete dato questa mattina mi obbliga a fare due sole considerazioni. Cercherò di essere il più breve possibile, ma avrete l'onore di ascoltarle. La prima considerazione è questa. Lord, le poliziotti, i guardie di finanza, che fanno benissimo il loro dovere, per fortuna ci sono in ogni parte d'Italia, per fortuna. Voi leggete sui giornali quotidianamente, ad esempio, quanto le forze dell'ordine stanno facendo in un territorio molto difficile, qual è quello della provincia di Caserta, ad esempio. Quindi poi l'arma in particolare. Siamo stati presenti le forze dell'ordine. Saluto le della città di Ercolano. Saluto tutti i gentili signori e signori convenuti per l'occasione e gli amici tutti che sono oggi qui presenti e che testimoniano una stima per l'associazione ed un affetto personale che mi onore e mi dà la carica interiore per continuare. Oggi è un giorno particolare sia per me che per l'associazione anti-racket e Ercolano per la legalità che rappresento. A titolo personale, come presidente dell'associazione Ercolano per la legalità, sono profondamente orgogliosa. Che giustamente, come ha sempre detto, è facile essere eroi per un giorno, ma è difficile essere eroi per tutta la vita. Quindi oggi in quest'aula sono presenti molti eroi, non solo per un giorno, per tutta la vita. Quindi volevo leggere il mio intervento. Sono orgoglioso da ercolanese doc di poter affermare che il riconoscimento concesso a questi rappresentanti della società civile che sono distinti nella loro... Buongiorno ancora a tutti. Permettetemi di portare a nome del mio partito, dell'UDC e del gruppo che rappresento i saluti non agli ospiti, ma ai nostri concittadini. Io vorrei... Sente? Non sapevo stamattina se preparare un intervento o meno, però mi sono prenotato subito dopo che il collega Di Martino ha detto io vorrò dire... Io c'ero. Allora rispondo, io ci sono stamattina.